In questo episodio della serie Back to School vediamo insieme come vestirci e come comportarci quando nella nostra classe o comunque nel nostro istituto ci piace qualcuno. Prima ricordatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Adesso sigla. Prima regola da rispettare, ricordati di essere sempre te stessa. Non imitare la ragazza che magari piace a quel ragazzo oppure la sua ex. Non tendere ad essere troppo invasivo oppure troppo sulle tue. Sii semplicemente te stessa, devi piacergli per ciò che sei. Un filo di trucco in queste occasioni è concesso. Il mio consiglio è quello di non strafare un filo di fondotinta se avete un incarnato spento o qualche brufolo da nascondere, un po' di copriocchiaie se ne soffrite, un po' di lucidalabbro, un classico labello da ripassare durante le ore di lezioni e un tocco di mascara. Il gioco è fatto. Sfrutta gli interessi in comune che hai con questo ragazzo. Scopri di più su di lui, magari anche utilizzando i social. Se scopri che ama un certo cantante, magari intavola un discorso su di lui a proposito di questo cantante. Oppure fai scivolare davanti ai suoi occhi la pagina del tuo diario, lo sfondo del tuo cellulare che ritrae quel cantante. Non svestirti. Non siamo in piscina, non siamo in discoteca, insomma, non strafare. Sii sempre te stessa e ricordati di non giocare troppo con l'essere sexy in ambito scolastico, sia per il ragazzo che ti piace, sia per quanto riguarda l'opinione dei professori e i tuoi voti in condotta. Rispetta i suoi spazi e non essere troppo cozza, non essere troppo appiccicata. Intavola un discorso con lui ogni tanto, non sempre, non seguirlo e vedrai che pian piano si accorgerà di te. I consigli su come comportarsi a scuola e come vestirsi quando c'è un ragazzo che ci piace finiscono qui. Ricordatevi di dare un'occhiata ai video che ho fatto sempre su questo argomento che vi lascio qui sopra nelle schede. Iscrivetevi al canale, mi fareste un grandissimo piacere. Noi ci vediamo tutti i giorni su Instagram, trovate qui sotto il mio nome, mi chiamo Alice Cerea, nelle stories e alla prossima puntata.